Buongiorno, buon pomeriggio e direi proprio pure anche buon. Aspettate che c'è. Ecco qua. Guardate qua, video assaggi. Me l'avete chiesto ancora quest'estate, però io non lo trovavo. L'avevo ordinato più volte, ma non c'era mai. Non so perché, forse non lo prendevano, perché erano esauriti qua e là. Stavolta erano pure in offerta. Ho visto che erano in offerta, ho detto, bah, li ordino, vediamo se me li portano. E difatti, eccoli qua, eccoli qua. Sono i Baiocchi biscotti con cremoso gelato con nocciole e cacao. Mi verrà il pizzicorio alla gola perché ci sono le nocciole. Comunque non importa. Eccoli qua. Non mi ricordo se l'ho pagati 2 euro e 20, 2 euro e 30, 40, 50, 70. Non me lo ricordo. Comunque andiamo ad aprirli. Allora, ce ne sono del Mulino Bianco. Ce ne sono dentro 4. 4. Da due biscotti gelato. Allora, 4 da due biscotti gelato. Sono tipo i Ringo, dai, tipo i biscotti dei Ringo, il gelato biscotto dei Ringo, che anche là mi sembra che ce ne sono dentro due, no? Credo, se non ricordo male. Allora, io i baiocchi vi dirò, credo di non averli neanche mai mangiati, o forse l'ho preso una volta per un video assaggi. Non lo so, perché voi sapete che io biscotti proprio non ne compro quasi mai, non ne mangio perché non è che mi piacciono tanto. Guardate che alziamo un po' la luce qua. Perché non è che mi piacciono più di tanto, perciò ecco. Però vediamo il gelato come sarà. Eccolo qua, vediamo come sarà. Qua c'è questa che è tornata a fare il suo utilizzo, che è bere dentro. Non è più la tazza che manda a fare là. Ecco. Comunque, bando alle cince, cince alle bande, andiamo ad aprirli. Sono curiosa di vedere com'è, anche se siamo ormai ad ottobre. No, ormai siamo ad ottobre. Però i gelati, io direi, ragazzi, sono buoni tutto l'anno e non è che vanno bene solamente in estate. Allora, si presentano così, ma che carini che sono. No, non è per te, amore, inutile che vieni qua col nasetto, non è per te sta roba qua. Si presentano così, tipo un biscotto enorme, ecco. Così, la crema, oddio, il gelato, dai, ce n'è dentro. Sì, speriamo che il biscotto non sia duro, perché vi giuro, a me duro non piace. Vi giuro, a me duro non piace. Cioè, mi piace duro. No, il gelato non mi piace duro. Però mi sto incartando. Ok. Non mi piace quando il biscotto è duro. Anche quando mangio per dirvi, i cono, no? Il cono gelato, mi piace di più quando il cono tende ad essere molliccio. A tanti non piace, a me invece piace. Mi spiego meglio perché qua mi sto incartando, sto entrando in un culo de sacco che non ne capisco più niente. Allora, sia il biscotto che i co. Pur la processione deve passare oggi? E che cazzo? Già mi sto incartando io. Allora. Il biscotto, come il cono gelato, mi piace un po' molliccio. Non mi piace di quelli duri, quelli biscotti che si spaccano così duri. Come il cono gelato, non mi piacciono quei coni duri, duri, che cric croc senti. Mi piacciono più quelli mollicci, ok?
coni, gelato e biscotti. Mi piacciono quelli mollicci. Sto parlando di questi, non di qualcos'altro. Ecco, sia chiaro. Allora, andiamo a assaggiare perché qua, a forza di parlare di morbido e duro, si sta colando tutto il gelato. Ecco. Andiamo. Allora, il biscotto è come piace a me, morbido, non è duro. Allora, ragazzi, vi devo dire la verità. Non è sto granché. Cioè, non ci vedo quella cosa di dire proprio che lo ricomprerei, sinceramente, anche no. Vi dico la verità. Non lo ricomprerei perché biscotto è troppo e in bocca tendi a sentire solamente il biscotto e non il gelato, cioè il gelato lo senti poco. Arriva prima il biscotto e quando è finito il biscotto il gelato sa già bene che è sciolto e mandato giù e non senti nemmeno che c'è, se più non fai così. Te lo mangio così, ma sinceramente, se dovessi scegliere tra questo e un Magnum, sceglierei 10.000 volte il Magnum. Vi dico la verità. Un po' una delusione sto baiocco qua. A parte che, mamma mia. Scusate che bevo. Non ho neanche. Ah, che scema, avevo qua il bicchiere lì, l'ho fatto anche vedere. Vabbè, è uguale. A parte che come tipo i plum cake, tipo come i plum cake, è un biscotto molliccio, sì, ma che ti impalpebra, cioè ti rimane qua sul gargarozzo. Perché si ingrum. Ecco. Mi piace, ve la ricordate? Che è quella con, aspettate che vediamo, con la giraffa. Questa qua è quella che ho comprato non sapendo che era premaman per allattare. L'avevo comprata perché mi piaceva, no? Perché era bella grande. Poi quando è arrivata a casa ho detto, ma cos'è sta roba qua? Perché gli hanno fatto sta apertura qua da una parte. E poi ho visto che era una maglietta per allattare praticamente. Però chi se ne frega, è carina. Ecco. Comunque ragazzi, voto gli do un 6. Un 6. Un 6, non di più. Perché c'è cioè, gelato, dovrebbe essere questo, no? Un gelato, però del gelato a poco perché è tutto biscotto. Allora, io quest'estate una volta solamente ho comprato dopo tanto tempo i cuccioloni. Una volta ho detto non li compro più.
Allora, non so se vi ricordate i cuccioloni, una volta i cuccioloni, ok? C'era dentro il gelato, lo strato di gelato alto così. Io l'ultima volta che ho comprato i cuccioloni quest'estate, cioè il gelato dentro era alto così, non esagero, Ho provato a tirargli via apposta il biscotto per vedere cosa rimaneva del gelato. Gelato sarà stato un cucchiaio di roba, era tutto biscotto. E questa è la stessa cosa, cioè praticamente è tutto biscotto, gelato non ce n'è dentro. Vogliono fare queste cose qua, ormai lo fanno tutti, cioè tutti. Quest'estate sono usciti tanti gelati. Io non ne ho comprato neanche uno, l'unico che ho comprato è stato il Michelangelo, beh quello ragazzi tutta la vita, una bontà unica, ma si sa che la Magnum solamente cose buone fa, perché il Michelangelo, quello con i frizzini dentro, col lampone e la cioccolata bianca, cioè quello è una bomba proprio. Il Michelangelo una bomba proprio, devo dire la verità. Ma il Magnum non tradisce mai, non tradisce mai il Magnum. Però questi qua, grandi traditori, non mi sono piaciuti proprio per niente, cioè, e non li compro più. Mo' mi toccherà mangiarmeli tutti io, perché Giovanni sapete che non mangia più roba con latte, perciò mi toccherà mangiarmeli tutti io. Vi dirò la verità. Mangerò il gelato dentro e non il biscotto. Io i biscotti non lo so, in tanti di voi mi dite: ma come fai a non amare i biscotti? Non mi sono mai piaciuti. Cioè, vi giuro, non me li sono quasi mai comprata. Cioè, non lo so, non mi piacciono. No. Io se c'ho qua un sacchetto di. Figuratevi che c'ho ancora i biscotti della Degustavox di 2 mesi fa, vi ricordate? Quelli lunghi così. Ne ho aperto un sacchettino per mangiarli una mattina a colazione. Ne ho mangiati due e sono ancora là. Cioè non li ho più mangiati. Cioè non ho, appunto perché proprio no, non lo so, non mi piacciono. No. È come le patatine anche, la stessa cosa. Io ho fatto dei video assaggi. Però mangiavo quelle due o tre durante i video assaggi e basta, perché anche patatine non è che vada matta, non me le compro quasi mai per me le patatine, capito? Non sono cose che amo, ecco. Magari fosse con tutto così, purtroppo invece non è così, perché panino col salame tutta la vita, capito? Ecco, quello non gli sputo sopra il panino col salame. Che cazzo. Magari, magari, magari. Comunque, ragazzi, vi dirò la verità: guardate, è tutto aperto là, poi lì che guarda, si arriva Giovanni. Sembra primavera. Sono 3 giorni, anche 4. Ha fatto freddo per un po' di giorni che avevamo tutto chiuso. Sono tipo 4 giorni che fa un caldo che sembra primavera. Cioè, veramente starà il sole. Con le maniche corte, si sta da Dio, ma anche in casa, cioè si sta da Dio. Speriamo duri tutto ottobre, per carità. Vabbè, detto questo, detto tutto, vado a mettere in freezer sta roba, se no si sciolgono. Spero che questo video vi sia piaciuto, mettete like, iscrivetevi, abbonatevi, fate un po' quello che volete. A me fa piacere se vi abbonate, ragazzi, veramente. Chi si abbona a me fa veramente piacere, perché sapete. È che non mi ricordo mai di dirlo nei miei video di abbonarvi, non mi ricordo mai di dirlo, però se volete abbonarvi basta cliccare abbonati, è 1,90 euro, credo, 99 al mese, che ormai la maggior parte sanno che non è che li tengo per me, ok? Ma tutti i mesi compro dei rifornimenti di pappa per il canile, ok? Di Trento. Tutti i mesi, o sei già il terzo mese, 3 mesi che sono abbonata e 3 mesi che vi metto anche nella community i soldi che ho speso, i soldi che prendo, che ho preso per gli abbonamenti e tutto quello che prendo per gli abbonamenti, né un centesimo di più, né meno, anzi di più, sì, lo metto per comprare la pappa per i cani, ok? Al canile di Trento. E perciò mi fa piacere se vi abbonate, che co così più siete, più soldi prendiamo e più possiamo mandare al canile di pappa, ok? Ecco.
Vi mando un bacio, vi do appuntamento alla prossima. Ciao!